Ciao Serena, buongiorno. Buongiorno. Senti, oggi con te parliamo di nuova comunicazione, di nuove opportunità di lavoro, perché intanto se ti presenti so che sei una studentessa. Sì, sono una studentessa alla Sapienza a Roma in organizzazione e marketing per la comunicazione d'impresa. È un corso di laurea specialistico, l'ho scelto proprio perché qui a Firenze non c'era molta offerta sotto questo punto di vista, quindi ho espatriato per un anno e mezzo a Roma e ho lavorato per 3 mesi in uno spazio di co-working a Firenze, perché adesso sono tornata a casa, e lì ho conosciuto tanti giovani ragazzi imprenditori che come me lavorano e vorrebbero lavorare nella comunicazione, nel settore diciamo del come creativi, ecco. Ecco, scusa, ti interrompo, sì. Sei già entrata nell'argomento. Sì. Giovani lavorano, vogliono lavorare. In realtà stiamo vivendo un momento di difficoltà economica, perché non è facilissimo trovare lavoro. Se si trova, ci sono una serie di impegni burocratici, fiscali, carichi fiscali eccetera, che sono veramente pesanti. Io so però che mi vuoi presentare un'idea che nei prossimi giorni sarà lanciata anche a Pistoia. Sì, ho scoperto un evento molto interessante per quelli che come me hanno appena finito gli studi o comunque già lavorano come liberi professionisti. È un evento di presentazione non solo del mondo del co-working, ma anche per presentare le opportunità nell'ambito della fiscalità per i freelancer come io sarò o come già altri sono. E avverrà il 4 di luglio alla caffetteria Marino Marini alle ore 18:30 a Pistoia. E in questo evento appunto alcuni liberi professionisti che si chiamano appunto Smart Co-Workers presenteranno un prodotto che appunto aiuterà e comunque permetterà di avere alcune agevolazioni per tutti i liberi professionisti che hanno la partita IVA ma hanno il regime dei minimi. E quindi diciamo spiegheranno non solo il regime dei minimi ma anche che cos'è appunto il co-working e la fiscalità per i freelancer. Ecco, ricapitolando, io ovviamente non sono competente della materia, sì. Però ci sono delle agevolazioni, delle semplificazioni anche da un punto di vista, chiamiamolo così, forfettario, delle tasse e delle imposte che sono già consentite per legge. Sì. Quello che viene presentato è un programma che semplifica questa semplicità. Esatto, cioè la legge già permette di avere una fiscalità agevolata per coloro che non hanno un reddito che supera i 30.000 euro all'anno, quindi giovani professionisti che non arrivano ai 30.000 euro l'anno. Quindi spiegheremo il regime dei minimi perché non tutti lo conoscono, quindi tanti si fanno diciamo abbattere dal regime fiscale italiano, e in più appunto offriremo sarà presentata diciamo la possibilità di risparmiare sui costi del commercialista utilizzando uno strumento che permette già durante tutto l'anno di lavoro di inserire dati, entrate e uscite, emettere fatture, fare preventivi, per poi arrivare da un commercialista già convenzionato con questo prodotto, che permetterà di avere un grande risparmio per tutti coloro che appunto non arrivano a 30.000 euro l'anno. Ecco, tra l'altro diciamo ci hai anche detto che con un pochino di idee è possibile anche creare del lavoro, perché dietro questo progetto comunque vengono creati dei posti di lavoro per gestire queste app e quant'altro. Poi hai parlato anche di questi uffici in comune nei quali eventualmente i futuri professionisti potrebbero anche avere sede, quindi meccanismi dove il lavoro crea lavoro. Il lavoro crea lavoro, infatti il co-working è uno strumento nuovo in Italia perché comunque non è ancora molto diffuso, invece all'estero sì, e si sta diffondendo velocemente. In Toscana sono già aperti moltissimi co-working
anche qui in zona, Pistoia, Firenze, Prato, e sono uno strumento, diciamo, eccezionale per tutti coloro che sono liberi professionisti e che vogliono, attraverso, diciamo, l'interazione con gli altri co-workers, crearsi nuove opportunità di lavoro grazie al circuito di conoscenze e di relazioni che poi si va a creare nel nuovo spazio. Perfetto, se ci ricordi soltanto l'appuntamento del 4 di luglio. Sì, 4 di luglio alla caffetteria Marino Marini alle 18.30. Benissimo, noi ci saremo. Ciao Serena. Ciao, e grazie. Grazie a voi.